Da domani pomeriggio, dalle 17, sarà possibile visitare la mostra di Sobeidisco su Gabriele D'Annunzio, l'impresa di Fiume, sulla storia di D'Annunzio, sulle sue imprese più epiche, più eroiche, che il Consiglio regionale dell'Abruzzo e il Comune di Pescara hanno voluto organizzare, portare a Pescara dopo Trieste, e che ripercorre quel biennio 1919-1920 che ha così tanto segnato la storia d'Europa e d'Italia, tant'è vero che 100 anni dopo è possibile vedere degli eventi così belli, così ben organizzati e così ricchi di contenuti culturali come quello che noi offriamo a tutti i cittadini abruzzesi e non solo. Presso l'Aurum, ripeto, domani dalle ore 17 sarà possibile visitare la mostra, dove troverete dei pezzi magnifici, introvabili come quello che è alle mie spalle, la T4, la Tipo 4, la macchina che Giovanni Agnelli regalò a Gabriele D'Annunzio e con la quale Gabriele D'Annunzio, da Ronchi dei Legionari, entrò a Fiume. È una mostra che io ritengo eccezionale, che merita di essere visitata. La mostra di Sobeidisco è la continuazione di un percorso che è già iniziato a settembre e continuerà per i prossimi 5 anni, perché Pescara vuole puntare sempre di più su D'Annunzio con iniziative di livello nazionale e internazionale. Ho stimolato questa iniziativa, a suo tempo il cui merito va a Giordano Bruno Guerri e alla Fondazione del Vittoriale. Lei dice parte da Trieste, in realtà parte da Pescara la mostra, perché poi D'Annunzio da Pescara è partito per andare da Ronchi dei Legionari, per andare a Fiume, perché appunto la mostra viene realizzata in occasione dei 100 anni della impresa fiumana, e quindi Pescara è la città che deve rivendicare l'avvio di questo percorso d'annunziano e farsi vanto di un uomo che la lettura di Giordano Bruno Guerri, che con la mostra e anche con un libro che Giordano ha dedicato con lo stesso titolo di Sobeidisco, dimostra come poi D'Annunzio non debba essere catalogato in una parte politica. D'Annunzio in quell'esperienza fiumana cercò addirittura un dialogo con la nascente Unione Sovietica di Lenin, per dire una lettura che sorprenderebbe molti, pur avendo idee sicuramente molto diverse da quelle di Lenin. Però c'era una curiosità di capire cosa succedeva in quella fase così tumultuosa della vita europea. Eravamo all'indomani della Prima Guerra Mondiale. D'Annunzio quindi è stato artefice di storia, non soltanto di cultura, e quindi è uno di quei personaggi che dimostra come la cultura si fa storia, si fa iniziativa, la Carta del Carnaro, tanti momenti importanti. Io mi auguro che questo lungo periodo di mostra a Pescara possa anche consentire un approfondimento, studi, incontri, anche i ragazzi, le scuole possano avere una maggiore conoscenza di questo grande protagonista della cultura italiana e mondiale del Novecento.